Nella prima puntata dello show Cercasi Auto Disperatamente di Drive K, andato in onda sulla 7, abbiamo messo insieme tre auto che, secondo noi, potevano soddisfare le necessità della protagonista di puntata. Nelle prossime settimane pubblicheremo una serie di video in cui vi racconterò qualche curiosità sul programma e i motivi per cui le auto che avete visto in TV sono state selezionate tra le centinaia del nostro configuratore. Nel primo episodio Valentina, studentessa di 19 anni, era alla ricerca di un'auto agile, comoda e facile da parcheggiare, insomma un'auto da città in piena regola. Budget 15.000 euro. Quello che non potete sapere è come abbiamo scelto le auto della puntata. Ovviamente non potevamo prenderle tutte per esigenze di tempi racconto. Abbiamo preferito limitare la scelta a tre auto: Fiat 500, Smart Fortwo e Toyota Yaris Hybrid. Questo video è dedicato proprio ai motivi per cui abbiamo scelto le tre auto che avete visto nel primo episodio. Quindi, partendo dalle parole chiave che erano tradizione, eleganza e praticità, potevamo arrivare un po' ovunque, ma in realtà inserendo anche la questione budget, che vi ricordo era di 15.000 euro per Valentina, beh allora in quel caso abbiamo deciso di restringere il cerchio a tre auto. C'è stata da subito un'informazione che mi ha colpito e non poteva essere diversamente: Valentina nella vita di tutti i giorni guidava una 500 d'epoca, quindi la nuova 500 non poteva non essere presa in considerazione. A lei serviva un'auto da città, un'auto comoda, facile da utilizzare tutti i giorni, e la 500 era perfetta. Tra l'altro è conosciuta in tutto il mondo per il suo stile, è il simbolo del made in Italy nel mondo, la 500, e quindi quest'auto doveva assolutamente esserci. Diciamo che la terza parola chiave, praticità, portava un pochino fuori strada, perché in realtà la 500, come abbiamo visto sul nostro canale YouTube, non è l'auto più spaziosa in assoluto, però ha un vantaggio dalla sua, ossia offre un motore a GPL all'interno della sua gamma. Questo chiaramente avrebbe permesso a Valentina di risparmiare nell'utilizzo e, visto e considerato che appunto è una studentessa, sicuramente poteva giocare a suo favore. E non solo, perché la tecnologia multimediale offerta dallo Uconnect è sicuramente di livello all'interno del suo segmento, quindi il fatto di poter avere un dispositivo moderno con tante funzionalità che appunto a noi giovani piacciono, allora in quel caso avrebbe fatto sicuramente alcuni punti a vantaggio della 500. Però non era soltanto questo, infatti ci serviva un'automobile ancora più pratica, ancora più facile da utilizzare: la Smart Fortwo. Del resto, nell'intervista con Jasmine, ossia la migliore amica di Valentina, è venuto fuori che era importantissimo per Valentina stessa avere un'automobile da poter utilizzare comodamente nei parcheggi. E visto e considerato che la Smart Fortwo è l'auto più corta sul mercato, solo 2,70 m e larga 1,66 m, quindi veramente molto compatta, era indubbiamente un'auto da prendere in considerazione. Tra l'altro lo schema meccanico della Smart le permette di ruotare praticamente su se stessa, perché il motore è al posteriore e davanti le gomme hanno molto più possibilità di movimento. Questo è molto importante perché nei parcheggi ti permette in pochissime manovre di entrare praticamente ovunque. Poi tralasciamo il fatto che Valentina guidasse una Fiat 500 d'epoca, quindi qualsiasi auto moderna probabilmente sarebbe stata un enorme passo in avanti a livello di comodità, di comfort in generale. Ma la nuova Smart rispetto alla vecchia Smart ha un cambio automatico a doppia frizione, molto più veloce, intuitivo e anche confortevole. Infine, come ultima soluzione, bisognava trovare qualche cosa che andasse bene alle sue esigenze, ma soprattutto che rispondesse alla terza parola chiave: praticità, qualcosa di un pochino più grande, ma che le potesse permettere di viaggiare magari con più persone a bordo e soprattutto con un bagagliaio più spazioso delle altre due. La Yaris Hybrid è una full hybrid, quindi può viaggiare anche soltanto con l'utilizzo del motore elettrico, che viene abbinato al motore a benzina, un 1.500 a benzina appunto da 100 cavalli di potenza complessiva. Tutto questo permette all'auto di essere molto più silenziosa in marcia, soprattutto alle basse velocità, dove il motore elettrico entra in gioco e permette all'auto di muoversi senza consumare molto e soprattutto con un elevato livello di comfort. Tra l'altro il sistema HSD di Toyota, ossia Hybrid Synergy Drive, è dotato di un sistema molto particolare al posto del cambio, si chiama ECVT, cosa che permette all'automobile di modulare l'intervento del motore a benzina e del motore elettrico in modo tale da avere sempre la migliore efficienza. Quindi anche per Valentina, che si sposta spesso al di fuori della città, quindi in strade a scorrimento veloce, questo sistema ibrido è indubbiamente molto molto valido. Se avete già visto il primo episodio di Cercasi Auto Disperatamente saprete quale auto ha scelto Valentina alla fine, ma quello che voglio chiedervi è quale avreste scelto voi, quindi rispondete al sondaggio qua sopra, mi raccomando, fatemi sapere la vostra, ditemi quale avrebbe risposto maggiormente alle vostre necessità e alle vostre esigenze. Oppure, se non avete ancora visto l'episodio completo, lo potete trovare chiaramente sul sito dello show.
Infine i prezzi. Il budget di Valentina era 15.000 euro e la Smart Fortwo parte da circa 13.500 euro, mentre la 500 parte da 14.000 euro. Il problema principale, semmai, era trovare una soluzione che andasse bene per la Yaris Hybrid, perché a prezzi di partenza che sono inferiori di poco ai 20.000 euro, però è anche vero che Toyota fa spesso molte offerte interessanti ed è per questo che alla fine, diciamo, poteva andare comunque bene trovando anche una soluzione finanziaria che potesse essere adeguata alle sue esigenze. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e vi invito nuovamente a non perdervi tutte le puntate di Cercasi Auto Disperatamente. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Ciao!